È un percorso lungo fino alle europee, con delle tappe intermedie, alcune soddisfacenti, altre di meno, come alle recenti regionali. Qual è la strategia di azione in vista di questo importante appuntamento che arriverà ovviamente tra qualche mese? Beh, quello di rafforzarci sul territorio e attraverso adesioni come quelle che ufficializziamo oggi di due consiglieri regionali, Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi. A loro il compito, insieme a Marco Lombardo, il senatore Marco Lombardo, che assumerà il ruolo di commissario in Calabria, di costruire un solido presidio territoriale che è indispensabile in Calabria come altrove, in vista delle sfide appunto che ci attendono. Ringrazio naturalmente Fabio Scionti per l'importante lavoro che ha svolto in questi mesi, in questi anni, con impegno, con passione e con generosità. Sappiamo che non è un percorso facile, è un percorso lungo, anche faticoso, è una montagna da scalare, ma siamo certi che lo spazio politico c'è e si allargherà sempre di più, perché da un lato c'è un governo che è incagliato sui grandi progetti, penso per esempio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle riforme collegate, un governo che è poco efficace anche nel mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, pensiamo al tema dell'immigrazione, e lo dico in una terra che qualche settimana fa ha pianto un'enorme tragedia, quella di Cutro. Beh, quanti italiani, milioni di italiani hanno votato a destra sperando che con il blocco navale millantato per anni gli sbarchi si sarebbero azzerati, e invece gli sbarchi sono più che triplicati, a dimostrazione che la propaganda non regge una volta che si arriva alla prova del governo. E dall'altro lato c'è il Partito Democratico, il nuovo corso del Partito Democratico, che disorienta i riformisti di quell'area, che pensavano di trovare, soprattutto gli elettori nel Partito Democratico, un'alternativa ai populismi della destra, invece si trovano un PD che scivola sempre di più verso il populismo del Movimento 5 Stelle. Quindi il nostro spazio c'è, si tratta di occuparlo con pazienza, con intelligenza e con capacità operativa, ed è quello che faremo. Sul PNRR si addensano strane nubi. Azione ha lanciato alcune proposte operative per consentire o quantomeno velocizzare l'impiego dei fondi dalle amministrazioni locali, soprattutto quelle del sud. Il grido è abbastanza uniforme, no? Cioè, mancano le possibilità poi per mettere a terra concretamente queste risorse. Come se ne esce? Guardi, ci sono due modi di stare al governo. Uno è quello di lavorare per realizzare progetti, per affrontare i problemi. Sappiamo che nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gli ostacoli sono tantissimi, non lo vogliamo nascondere. C'è un modo per stare al governo, che è quello di affrontare i problemi e tentare di risolverli, e l'altro, che è quello invece di fare allarmismo e di lavorare magari per vincere le prossime elezioni, non per risolvere i problemi. Questo governo si è perso in questi mesi più nelle polemiche sui REV, sull'ONG, sul dibattito sul fascismo, piuttosto che sulla questione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il dossier, i risultati si vedono, perché il dossier è praticamente fermo. A distanza di 6 mesi non sappiamo quali sono i capitoli che vogliono cancellare o riscrivere. Io ricordo che noi in meno di un mese ereditammo un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza scritto dal governo Conte 2, non dicemmo però non l'abbiamo scritto noi, è impossibile realizzarlo e quindi perdiamo i soldi che ci arrivano dall'Europa. No, ci mettemmo a lavorare a testa bassa, riscrivemmo quello che era possibile riscrivere e soprattutto presentammo nei tempi prestabiliti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Bruxelles, perché Bruxelles lo approvasse, perché eravamo consapevoli che si tratta di un grande piano di investimenti, il più grande dal dopoguerra in poi, per modernizzare le nostre infrastrutture, le nostre ferrovie, le nostre scuole, i nostri porti, i nostri presidi sanitari.